Ben ritrovati cari amici con iNews, questa puntata che è dedicata alla terza edizione di Solidarietà in Movimento, una marcia non competitiva che l'Associazione Italiana Leucemia insieme alla Sagra di San Michele, insieme alla ASD La Rosta e la Cassia, sempre di Sacile, hanno organizzato per memoria ricordare Cristian Davide. Una marcia che è non competitiva di 7, 12, 20 km in un percorso naturalistico molto importante, in una stagione bellissima, perché la giornata è stata praticamente estiva con quasi 452 iscritti alla marcia e poi successivamente circa 200 che si sono fermati presso i giardini e l'area verde della Rosta a pranzare allo spiedo. Ma quello che è stato importante anche al di là della solidarietà e della grossa affluenza di pubblico è anche la partecipazione del duo comico I Papu che ricordiamo saranno artefici insieme all'AIL a una rappresentazione che ricorda i 20 anni dell'AIL al Teatro Verdi il 12 dicembre. Ma diamo seguito poi a questa intervista che ci hanno rilasciato durante la manifestazione. Siamo qua al maneggio La Rosta. Terzo Memorial Cristian e Davide. Siamo qua. Non lo sapevo. Al maneggio ci sono i cavalli, c'è stata una maratona in mezzo alle piante di Figo Moro. Gli altri, noi siamo rimasti. Noi eravamo impegnati. Dovevamo andare alla funzione domenicale, come ogni domenica. Ah, sì, noi siamo sul palco e recitiamo l'Angelus, ecco, dal balcone. No, noi siamo arrivati un po' tardi, ma perché ieri sera lavoravamo, ieri pomeriggio lavoravamo, non abbiamo pace. Venerdì si lavorava, e avanti un po'. E quindi l'importante è come dire, bere con moderazione. Questo è il bicchiere che Aristide ci ha versato. E non il bicchiere a pasto lo dice anche il dottore. Sì. È che è il terzo, comunque. Questa era la roba da non dire. Però vabbè, viva Aristide. Cin cin. Siamo qui in questa bella compagnia, in questa bella location. Bon, cin cin. Viva! Tra i gradisti ospiti di questa importante manifestazione che si ripete ogni anno c'era anche il primo cittadino della città di Sacile, quindi il sindaco Carlo Spagnol, che ha voluto dare un segnale di benvenuto e di vicinanza all'associazione. Poi successivamente c'è stato anche lo sketch che i Papu hanno voluto praticamente omaggiare il numeroso pubblico presente nei giardini della Rosta, con grande divertimento da parte di tutti. Ma tutti ben meglio l'avete fatto voi e l'avete realizzato anche in questa splendida occasione nella location della Rosta, perché questa qui continua ad essere un posto dove si sta bene, dove ci si trova con grande piacere, dove si possono realizzare tante belle iniziative oltre a quelle che già il gruppo sta realizzando tutto l'anno. Naturalmente siamo ripartiti, perché io arrivo da altre iniziative e poi andrò a salutare qualcun altro in altre location. La proattività delle associazioni, delle persone si è veramente dimostrata in questi giorni, perché la volontà di ripartire, di guardare un pochettino alle difficoltà in modo diverso, di cercare di riprendere gli spazi che ci spettano e i luoghi che ci sono propri nostri. Devo dire che dà onore e grande merito a chi continua con energia ancora di più oggi a organizzare iniziative che, voglio dire, lavorando dietro le quinte si sa quanto impegno ci sia, vista la situazione particolare. Allora a Aristide Colombera, insomma, a tutto lo staff che con lui collabora dell'AIL per promuovere e continuare a portare avanti la bellezza dello stare insieme e anche la solidarietà, va tutto il mio ringraziamento e il compiacimento anche dell'amministrazione comunale, perché rinnovare sempre questa capacità e questo entusiasmo è una cosa da sottolineare e da ricordare. Quindi veramente bravi anche per tutti voi. Sì, Maso di Castro, parlo di Castro, perché se no se ne avrebbe un limitatore. Poi anche coniugare i momenti di limitatore di velocità per arrivare. I momenti importanti anche con i momenti di divertimento e di evasione, ecco, aiuta ancora di più ad affrontare con ottimismo il futuro. Quindi bravi veramente tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.
periodo difficile. Ah, no, anche prima dici? Sì, cioè noi... No, nel senso della cultura. Perché... Noi dovevamo dire forte, ma come rappresentanti di quelli che fanno noi spettacoli siamo, dal vivo, per dire, siamo per stati dire, chiusi a parte a lungo. Il primo lockdown che tutti lo abbiamo subito, ma la cultura... Cioè noi dal 27 di ottobre dell'anno scorso adesso, al 28 aprile siamo stati chiusi, non abbiamo fatto però niente. Adesso, forse adesso paradossalmente ci ha fatto gioco questa chiusura, perché adesso tutti possiamo capire e apprezzare l'importanza della cultura, perché cultura, oggi possiamo dire che la cultura è al primo posto. Siamo dopo i supermercati. Dopo i supermercati, è chiaro, dopo i supermercati la cultura... E finalmente, gli ospedali. Beh, chiaro. Cioè, chiaro, se uno sta male, il caso della tabaccai, dopo i supermercati, gli ospedali, i tabaccai, perché è vero, però insomma, se ti viene nervoso è giusto che uno fuma. Sì, esatto. Quindi dopo le botteghe, gli ospedali, i tabacchini, la cultura è l'estetista, e i barbieri. Sì. Dopo le botteghe, gli ospedali, stai a casa tabacchini, però vestito con la parrucca bene, con tutto, con la brasiliana fatta. La cultura è al primo posto. Quindi noi siamo felici di essere qui in rappresentanza di quelli che fanno questo mestiere strano, e quello di esibirsi dal vivo, anche l'igiene intima, io ho anche una specializzazione in scienza dell'alimentazione. Noi siamo quello succede, che mangiamo, coraggio, è fondamentale. Coraggio, è una questione di educazione. Educazione. Non mi dica niente, io sono entrato, ho salutato, ho detto buongiorno. Non quell'educazione là, l'educazione a tavola. A tavola! Ah, certo. A tavola, sono di un educato che lei non neanche ni leuto. Cioè, in che senso? Sono educato, che è una roba che io anche quando che mangio da solo. Viene l'ansia a vederti. Mi dico, buon appetito, vado di qua, dico grazie. Ho capito. Torno di qua, dico non prego, che è là, mi passa il sale. Vado di qua. Ah, ti dai del... ti dai del lei da solo? Me lo prendo, dico grazie, rispondo. Quando che mangio da solo? Sto anche 3-4 ore. Quell'educazione. Per dire, da tanto l'educazione ha un altro significato. Mi faccio a fartelo trasmetterti questo concetto. Cioè, l'educazione. Hai un'alimentazione completa? Quello che c'è sul piatto non resta niente. No. Mio nonno mi ha insegnato a tirare su l'onto col pane. Completa vuol dire... I piatti, io a casa ho la lavastoviglie a incasso in tosa. Alimentazione completa è importante, quello che mangiamo. Cioè tu alterni, cambi i piatti tu. Cambi i piatti. Non così, se no li rompi. Sì, no, ma voglio dire... Cioè, alterni i cibi, gli alimenti, cambi i piatti. Metta ok. No, metta ok, niente. Tu cambi i piatti quando mangi. Se sul primo mangio una roba, sul secondo mangio quell'altra. No, i piatti fisicamente, gli alimenti, le tipologie di alimenti, li cambi. Se a mezzogiorno mangi una roba, alla sera mangerai... Ma cosa mangi a mezzogiorno? McDonald's. Non si deve demonizzare niente nessuno, bravi, a mio avviso, però con moderazione. Sempre. Se ogni tanto mangi McDonald's, se a pranzo mangi McDonald's, alla sera mangerai Burger King. Oh. Perché sono sempre che alterno, dottore. Ma tu mangi hamburger? Sì. Sempre hamburger? Burger. No. Ah, stick burger. Aspetta che mi segno qua. Stick burger. Double burger. Steve Burgess con la bacon. A conclusione della bellissima giornata e quindi del pomeriggio, che è iniziata la mattina con la marcia, poi c'è stata che è partita dal piazzale della Sagra di San Michele e arrivo al piazzale di San Michele, poi il pranzo, tutti trasferiti alla Rosta, e al termine, come dicevo, di questa bellissima e lunga giornata entusiasmante c'è stato il saluto del presidente dell'Associazione Italiana Leucemia di Pordenone Aristide Colombera, che ha voluto ringraziare ma anche fare un appello ai volontari, a coloro che si avvicinano, per creare un gruppo di squadra che possa essere sempre vicino e compatto nell'aiutare il prossimo e chi ha veramente bisogno ed è meno fortunato. Allora io vi ringrazio tutti, torno a ringraziare gli amici della Sagra che ci hanno messo a disposizione tavoli, cucina, manodopera e tutto, anche altri amici che vengono da fuori che ci danno una mano. Io voglio fare un appello
organizzare una cosa così non è molto facile, e se qualcuno ha qualche idea migliore, io credo che dovrebbe venire e aiutarci, perché abbiamo bisogno di manodopera. Perciò non fate finta di dire ma se vado disturbo. Non disturba nessuno. Bene, abbiamo concluso questa bellissima giornata e bellissima, diciamo, anche immagini che si sono susseguite in interventi. Tra gli interventi devo dire gradita anche la presenza dell'assessore Antonella Baldo, ma anche del consigliere regionale Ivo Moras, presidente della terza commissione, una presenza che ci ha onorato perché è vicino all'AIL anche in questi momenti dove abbiamo bisogno di istituzionalizzare la nostra figura all'interno del quadro politico, ma non soltanto, ma anche per essere più vicini all'ospedale e al CRO. Ricordo che questa era un'iniziativa che inizialmente era nata come una biciclettata che si veniva realizzata nel mese di giugno, e a proposito di questo, da quanto pare il prossimo anno Cristian e Davide verranno ricordati e ritorneremo alla fatidica data dei primi giorni di giugno. Quindi un grazie a tutti della grande partecipazione e del grande risultato che, come ripeto, è un gioco di squadra immenso con tante persone che sono state vicine anche prima di questa giornata. Grazie ancora a tutti quanti coloro.